gioia. Tu probabilmente penseresti a una partenza, ah, si vivesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende, nulla ti appartiene ancora. Penseresti all'autore di un libro nuovo, quello di vernice fresca, a un regalo da scattare al giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, a una mattina intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore delle sorti, ma tra la partenza e il traguardo, in mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, e silenziosamente costruire, e costruire il sapere, e poter rinunciare alla perfezione. Ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tema e il testamento, in mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente.